Prove generali questa sera alle ore 21:30 alla Gomera di Sulmona per le coppie che il prossimo 3 settembre scenderanno in piazza Garibaldi col tentativo di battere il record dello swing più grande del mondo, il primato attualmente degli Stati Uniti. Di coppie ce ne vorranno 378 e potranno essere formate anche da soli uomini o sole donne. Il fautore dell'iniziativa Luca Villanucci ha fatto sapere nei giorni scorsi che si stanno mobilitando anche i comuni limitrofi della Valle Pelini e del centro Abruzzo. Un valido aiuto lo stanno dando anche le associazioni sportive con i relativi maestri di ballo. Le linee guida del Guinness World Record richiedono vestiario attinente alla danza, quindi molta libertà, con possibilità anche di indossare occhiali e cappelli, liberi di poter scegliere con molta facilità e semplicità, fa notare Villanucci. Il programma della giornata del 3 settembre prevede dalle 16 fino alle 22 le prove e la possibilità di imparare la semplice coreografia. Alle 22:15 il tentativo del record, che sarà accompagnato dal brano musicale Maramao perché sei morto, suonato da una band in live. Nel corso della serata sarà festeggiato anche il record dell'Alligalli, raggiunto dal capoluogo Peligno lo scorso anno.